In cabina di regia Diego Flaccadori e David Lighty sul perimetro, sotto canestro al fianco di Filippo Baldirossi c'è Dustin Hogg, prima contesa vinta dalla Olimpia Milano, e lavora in palleggio Andrea Cinciarini cercando di coinvolgere sul perimetro Milan Majdan. Subito i fischi dei 4.000 del Pallatrento, che torna esaurito dopo la semifinale di Eurocup della passata stagione, in cui Trento uscì per due soli punti dalla seconda manifestazione continentale europea. Intanto l'errore al tiro di Cinciarini, lotta a rimbalzo. Jefferson e McLean, che sono diciamo i due lunghi principali questa sera per entrambe le squadre che partiranno dalla panchina. Trento con già una buona difesa, sarà la chiave riuscire a tenere Milano a un punteggio al più basso possibile per provare a giocarsela fino alla fine. David Lighty muove palla sul perimetro per Diego Flaccadori, che riceve molto lontano dall'arco dei tre punti, va a cercare Dustin Hogg, che prende un tiro un pochino fuori dalle sue corde, corta la conclusione del prodotto di Iowa State University, e Davide Pascolo col primo rimbalzo della sua partita a cercare sul perimetro Andrea Cinciarini. Ancora fischi del pubblico trentino, Majdan serve bene il taglio sulla riga di fondo di Pascolo, che è chiuso da Filippo Baldirossi. Il numero 14 biancorosso deve andare sul perimetro dai compagni, recupero di Aaron Kraft, transizione offensiva per Trento con Flaccadori a cercare di nuovo il suo playmaker. Concede un metro di spazio al numero 4 bianconero Bruno Simon. Trento allora muove palla sul perimetro andando a cercare Baldirossi, che attacca in uno contro uno Davide Pascolo, lavora sulla riga di fondo. Mille battaglie. Eh sì, bella questa sfida tra Baldirossi e Pascolo, perché un po' nell'immaginario collettivo proprio Baldirossi è quello che ha preso un po' il posto di Dada Pascolo lì sotto canestro. Cattura anche il rimbalzo Filippo Baldirossi, guidando poi la transizione offensiva di Trento. Rientra bene Milano, ma concede però un tiro aperto. Dolomiti Energia. Che gran partenza di Baldirossi, che in mezzo ai due canestri ci ha messo anche un gran rimbalzo. Blocco zipper in uscita per Bruno Simon, buon lavoro di David Lighty, che costringe l'ala croata a ricevere lontano dai tre punti. Cinciarini vuole attaccare Aaron Kraft, ma gliene incoglie perché il prodotto di Ohio State non si fa battere. Bruno Simon deve forzare la conclusione, rimbalzo lungo per David Lighty, che spinge la transizione, salta due avversari come birilli, poi scarica per Baldirossi, che ha una ricezione complessa, va dietro la schiena per Lighty, extra pass per Flaccadori. Trento ha pazienza per provare a costruirsi un tiro migliore, nonostante ci fossero state un paio di opportunità di concludere. Eccolo il tiro migliore nell'angolo per David Lighty, che sbaglia la conclusione. Lottari in questa gara, Luca Weidman e Evangelista Caiazza sono gli altri due fischietti chiamati ad amministrare l'incontro. Yasmin Repesa ha visto abbastanza in questo inizio di gara da Cinciarini e Davide Pascolo, inserisce subito sul parquet Rakin Sanders e Ricky Hickman. Errore nell'attacco della Dolomiti Energia, si lotta a rimbalzo, Sanders riesce a catturare il d'attacco con le palle recuperate, l'abbiamo visto anche in questo inizio, manca qualcosina in termini di qualità di attacco, di percentuali al tiro. Comunque bella partenza dal punto di vista dell'approccio mentale della squadra. Lighty accoppiato con Bruno Simon, uno dei pericoli pubblici numero uno dell'attacco biancorosso. Majdan spalle a canestro, a parte del lungo serbo. Kraft vuole correre, coinvolge David Lighty, che in campo aperto attacca. Sulla carta è veramente una formazione troppo superiore in tutti i reparti e in tutte le momenti. Portare a casa un colpaccio casalingo. Lighty a segno con il primo dei due tiri dalla linea, sbaglia invece la seconda soluzione, rimbalzo di Milan Majdan, che apre per Ricky Hickman. È ripiegata con ordine la difesa della Dolomiti Energia, deve quindi entrare nell'attacco a difesa schierata la Olimpia Milano. Rolla Milan, breve infrazione di passi al centro servo. Bella palla di Simon, forse un pochino indietro rispetto alla diagonale di taglio di Majdan, che non è riuscito a muovere bene i piedi, ha perso palla. Scarico di David Lighty per Flaccadori, extra pass del numero 12 bianconero per David Lighty, fanno sempre in movimento, inquieto. Ora riceve la rimessa Filippo Baldirossi, coinvolge David Lighty. Diego Flaccadori non ha guadagnato alcunché dal lavoro in uscita dai blocchi su Zoran Dragic. Trento quindi vale quando giochi contro un team come Milano, perché specie se le palle perse dovessero essere di quelle attive che concedono contropiede, questo significherebbe sanguinare di fronte a uno squalo. Eh sì, ed è proprio una chiamata, un esame di maturità per Trento, che è la squadra che perde più palloni in Serie A. Tap out di Zoran Dragic, che però finisce nelle mani di Flaccadori. La squadra allenata da Maurizio Buscaglia ha già costruito un minimo margine di vantaggio, imprimendo il proprio marchio sulla gara con la propria difesa. Rakin Sanders si butta dentro, buona la chiusura. I muscoli con un paio di buoni aiuti difensivi su Sanders dopo aver ben controllato Davide Pascolo. Ed ora
dà il pallone nelle mani di Aaron Kraft. Trento contro l'attacco a difesa schierata, Laiti riconsegna subito il pallone a Flaccadori, che deve prendere il tiro un pochino affrettato e lo sbaglia, lotta a rimbalzo, si tuffa Dustin Hogg, vola a terra anche Milan Matchman. Bimbo iperattivo, riceve direttamente dalla rimessa David Laiti. Diego Flaccadori vorrebbe ribaltare il lato, poi aspetta invece che Hogg venga a bloccare per lui. Flaccadori poi attacca il lato di Matchman sul pick and roll, scarica per Kraft che ha un po' di spazio per prendere il tiro da tre punti. Il pallone si impenna sul ferro e finisce nelle mani di Dustin Hogg, che ovviamente non si fa della struttura. A quel punto credo sia ancora giocabile, lo pensa anche Hogg, lo converte in due punti. Ricky Hickman lavora dal palleggio contro Aaron Kraft, gioca un altro pick and roll con Milan Matchman, ma non riesce a battere Kraft, deve buttarsi dentro Dragic, che è bravo volando a terra a trovare i due punti del meno 6 Milano, ma Trento è già dall'altra parte del campo, ha voglia di giocare in transizione, sbaglia Flaccadori, ma Baldirossi è motivatissimo questa sera e cattura un rimbalzo offensivo che consente a Laiti di sparare un cross inarrestabile da Dustin Hogg. Il Trento sta mettendo il triplo dell'energia di Milano in questa fase della partita. Milano si affida al talento individuale, qui ha una grande... pitturato attirando su di sé la difesa e prova ora a scuotere i propri compagni di squadra. Trento ha 6 punti di vantaggio e deve ricordarsi di avere Rakim Sanders carico di 2 falli personali. Fargli commettere il terzo sarebbe davvero la manna dal cielo per la formazione bianconera. Light intanto attacca sull'altro lato del campo perdendo il pallone per il buon raddoppio difensivo di un giocatore di estrema intelligenza cestistica come Cruno Simon, che poi porta palla in zona d'attacco, vorrebbe attaccare Baldirossi in quello che è chiaramente un mismatch in termini di velocità. Si va all'altro lato del mismatch con una gara domenica scorsa a Pesaro, contribuendo con 9 punti, 7 rimbalzi e una grandissima presenza difensiva alla vittoria bianconera, che ha interrotto una striscia perdente di 4 incontri consecutivi. Matchman sbaglia il tiro libero che gli avrebbe anche consentito di andare a prendersi un po' di riposo per fare spazio a Jamal McLean, che è sul cubo di cambio del cambio di Milano. Trento in zona d'attacco con Baldirossi che vuole attaccare Matchman, attira su di sé la difesa, poi scarica all'ultimo momento generando un tiro pulito per Beto Gomes, che scheggia appena il ferro, rimbalzo per Mantas Kalnietis che è appena entrato sul parquet, va da Zoran Dragic che serve in post basso Matchman, gancio permesso a Milano di restare sostanzialmente in scia alla formazione bianconera in questi primi 8 minuti di gioco. Maurizio Buscaglia esce dal timeout mandando sul parquet Toto Forrai, si va da Diego Flaccadori che si butta dentro contro Mantas Kalnietis, fischio di Weidman, infrazione di passi da... ed è una cosa che paghi a caro prezzo, perché se poi le difese avversarie tendono a chiudersi e sfidarti al Tinders, che nonostante i due falli a carico a mettere la bomba. Bomba di grande personalità da parte di Sanders, Trento non tiene quella prima penetrazione, deve aiutare dal lato forte. Attenzione, Jondre Jefferson era volato per l'alley-oop di Forrai, non trova però la schiacciata. Fallo speso da Forrai in campo aperto su rimessa affidata da Ricky Hickman nelle mani di Mantas Kalnietis, che chiude il palleggio sulla buona pressione di Riccardo Moraschini. Va da Jamal McLean che attacca Jondre Jefferson, stoppata da parte dell'ex Mantova e Dolomiti Energia, che può tornare nella metà campo offensiva per tentare di tornare in vantaggio. Lo fa col dai e vai tra Forrai e Jefferson. Toto poi sbaglia una soluzione banale, ma Dustin avanti la formazione bianconera. Rakim Sanders accoppiato con Dustin Hogg coinvolge Hickman, che gioca a due con Jamal McLean che taglia profondo sotto canestro ma non riesce a ricevere. Sanders deve tornare quindi da Mantas Kalnietis, che vuole attaccare Moraschini, che lo bracca costringendolo a servire il taglio di McLean. Ma sulla carta dei giocatori di Milano tutti si sono sacrificati, alla fine una bella palla recuperata di squadra per Trento. Hogg spalle a canestro contro Simone Fontecchio, lo attacca immediatamente, costringa con cui individui questi accoppiamenti favorevoli, fa tutta la differenza. È completamente un'altra squadra, perché riesce ad attaccare con più dinamismo senza quei momenti in cui il portatore di palla comincia a guardarsi intorno senza capire molto da che parte andare. Sembra una squadra che fatica un po' a giocare i vantaggi, il primo vantaggio che si crea. Canestro in transizione da parte di Mantas Kalnietis, che è riuscito con la sua gara Jefferson e tiri liberi quindi per JJ. Trento è in bonus e quindi tirerà liberi, che converte invece a termine del primo periodo. Eric Hickman ad attaccare Toto Forrai direttamente dal primo blocco, poi extra pass di Kalnietis di nuovo per Hickman. Forrai tiene l'uno contro uno, Hickman vira sul perno, Trento può tornare in zona d'attacco, non avrà però l'ultimo tiro di questo periodo.
Mancano infatti 27 secondi al termine del quarto, il tabellone principale si è intanto bloccato per qualche secondo, Trento resta in zona d'attacco, Jondre Jefferson un tiro aperto dai 4 metri e lo sbaglia, nella lotta a rimbalzo il pallone viene catturato da McLean, Kalnietis con l'opportunità di trovare l'ultimo attacco del periodo per riportare Milano in vantaggio, McLean e Hogg. Ma che sta giocando alla pari con Milano. Matchman riceve la rimessa di Kalnietis, coinvolge McLean che vorrebbe giocare il consegnato, ma poi H. Jefferson andando a schiacciare il canestro del sorpasso Milano. Forrai vorrebbe tirare sulla sirena, lo fa! Il tiro è dritto, ma finisce allenata da Maurizio Buscaglia alla capolista del campionato che sin qui nei 9 match disputati in Serie A non ha ancora perso. Fontecchio va a cercare Jamel McLean spalle a canestro, Jondre Jefferson tiene botta sotto e la pressione. Andare a tirare con la mano esterna, quella sinistra, e procurarsi un buon fallo. Che aveva sofferto tanto nel primo periodo l'impatto del quintetto base bianco-nero, andando sotto anche 10-2, prima che l'ingresso in campo dei vari Rakim Sanders, e Ricky Hickman e per l'appunto Jamel McLean contribuisse a riportare le scarpette rosse addirittura avanti. Milan Matchman in uno. Nuovo Jefferson che è andato a mettergli le mani addosso, grande esperienza anche di Milan Matchman. McLean vuole attaccare Jeff, la formazione bianconera a proteggere il suo centro e Jefferson quindi si trova con tre falli a carico già ad inizio secondo periodo, ha difficoltà ed ora si trova a dover attaccare la zone press milanese, o almeno un accenno di zone press milanese. Beh, dicevi tre falli in due minuti, ma in secondi effettivi sono stati 24 secondi di secondo periodo, quindi veramente un peccato perché Jeff. Missa in zona d'attacco per Riccardo Moraschini che serve in uscita dal blocco verticale Toto Forrai, gioca a due il capitano bianconero con Dustin Hogg, ribalta poi il lato per andare da Joao Gomes che vuole attaccare dal palleggio Matchman, crea un vantaggio per Hogg che sbaglia però la soluzione dai 4 metri, rimbalzo lungo catturato da Andrea Cinciarini che è tornato sul parquet, doppio playmaker con Cinciarini e Kalnietis assieme per Yasmin Repesa, Matchman muove il pallone sul perimetro, lato ribaltato per Kalnietis che genera un tiro aperto per e poi capisce il momento di difficoltà dei suoi ragazzi e va a chiedere al tavolo un time out che arriverà alla prima palla inattiva, Toto Forrai intanto si butta dentro. Le tecniche, Trento deve essere brava a rimanere sempre in partita e sempre, come si può dire, fedele a se stesso. Con la prima delle due soluzioni dalla linea, sbaglia la seconda, Hogg è volato a rimbalzo d'attacco ed è volato via poi sulla spinta di Jamel McLean, non fischia la terna arbitrale, Kalnietis in zona d'attacco, va da Milan Matchman che ha posizione profonda contro Riccardo Moraschini, se paga dazio con i due punti da parte del giocatore milanese, più 8 per le A7, ancora massimo vantaggio per la squadra meneghina, Trento in zona d'attacco contro una difesa individuale particolarmente zonata da parte. Rimessa per Mantas Kalnietis, accoppiato con Aaron Kraft che prova a mettere pressione al playmaker ex Zalgiris Kaunas, si va da Jamel McLean, serie di blocchi che libera di nuovo il numero 9 biancorosso che poi spara un passaggio parte dell'attacco milanese. Dolomiti Energia che deve essere brava a capitalizzare immediatamente questo passaggio a vuoto dell'attacco dell'EA 7. Moraschini ha posto uno contro uno a Simone Fontecchio, vuole attaccarlo spalle a canestro. Fontecchio ha i centimetri per stare con Moraschini, non a caso lo stoppa. Buon recupero per la difesa milanese, campo aperto per Milano, ben difeso dalla rapida transizione difensiva della Dolomiti Energia. Trento ha bisogno di pressione anche sul perimetro, Dustin Hogg prova a ostacolare il consegnato di Jamel McLean, buon anticipo di Aaron Kraft, si deve andare sul lato di Fontecchio che viene raddoppiato a metà campo, Moraschini cattura il pallone, poi coinvolge con il lancio lungo Dustin Hogg. Riuscire a tenere la lucidità di capire che non bisogna perdere quel tipo di palloni, ma è facile per noi forse che siamo qui a parlare un po' meno, essere in campo contro una squadra così forte contro Milano. Pallone di Hickman per Matchman che ha rollato due facili per il centro serbo e Milano con l'esecuzione e la pazienza in attacco sfruttando il talento e le doti fisiche dei suoi giocatori sta la Virtus Bologna, torna sul parquet David Laiti, Baldirossi e Forrai si scambiano il pallone, Toto apre il fuoco da tre punti e sbaglia la soluzione dai 6-75, poi Hogg strappa il pallone. Quanto è importante da Stinov quando fa queste giocate. Quinto rimbalzo d'attacco per Hogg è veramente... Ah, non erano quelli difensivi quelli, tutti in attacco. Rakim, 7 metri, canestrone da parte del due volte campione d'Italia nelle ultime due stagioni. Milano di nuovo a più 11. Toto Forrai dal palleggio contro il mismatch che lo vede accoppiato a Matchman, va da Baldirossi che raddoppia forte
su che viene raddoppiato forte. Trento va a cercare di ribaltare il lato per Lighty, che sbaglia un altro tiro da tre punti. Cinciarini vorrebbe attaccare Forlai in transizione, Toto è bravissimo a tenere l'uno contro uno, si va a spalla canestro da Sanders, che ha accoppiato con Dustin Hogg, fischio! Quella piccola fiammella di entusiasmo del palazzetto trentino. Attacco a difesa schierata per la Dolomiti Energia, è tornato sul parquet Davide Pascolo, Baldirossi blocca per David Lighty che riceve in allontanamento, va dal suo numero 8 che vuole attaccare il cambio difensivo di Simon, ruota bene la difesa di Milano concedendo un tiro aperto a Aaron Kraft che sbaglia la soluzione dai 6.75, transizione offensiva per i campioni d'Italia. Bruno Simon vorrebbe Davide Pascolo spalle a canestro, non riesce a servirlo, tiro da tre punti di Simon, gran taglia fuori di Forlai che conosce come le sue tasche Pascolo, transizione offensiva per Trento con Forlai che sbaglia, poi Hogg che ha tanta voglia di mangiarsi il ferro, sbaglia il tap-in schiacciato, Pascolo sotto pressione riesce a servire Matchman, bel taglio di Ricky, spendendo poi un fallo che era abbastanza chiaro dal replay, non c'era neanche lontanamente, rimbalzo lungo catturato da David Lighty che riesce a spingere il pallone nelle mani dei compagni di squadra, ribalta il lato Dustin Hogg per David Lighty, serie di blocchi consecutivi per Diego Flaccadori che riceve sul perimetro, va a cercare Dustin Hogg nel mezzo angolo che non ha la taglia per giocare uno contro uno spalle a canestro contro Matchman, lo vuole però attaccare, Trento non riesce a costruire granché su quel lato, ma trovando in allungo mancino il canestro del meno 11. Queste sono situazioni che Trento dovrebbe forse esplorare un po' più spesso, perché quando Kraft fare dove vuole. Tiri liberi per Cruno Simon che ha subito un altro, che fino ad ora questa sera Motiv Kuban, massimo vantaggio per l'Olimpia Milano, più 13 per la squadra del presidente Livio Proli, in uscita dai blocchi David Lighty, attira su di sé la difesa, genera un tiro aperto per Diego Flaccadori che usa anche il palleggio per recuperare l'equilibrio, sbaglia anche questa soluzione Trento, rimbalzo d'attacco di Filippo Baldirossi che sta contribuendo anche sotto le plance alla causa trentina, di ottenere Trento nell'emotività di questa gara. È veramente dura perché Lighty anche qui aveva un metro e mezzo per poter provare il tiro, ma se non hai fiducia e devi provare ad attaccare il ferro contro la difesa schierata, devi inventarti cose come quella che ha appena fatto là. Retina sul close out di Aaron Kraft, più 14 per Milano che continua a ritoccare il massimo margine dell'incontro. Filippo Baldirossi ha un metro di spazio, prende questo tiro che però è fuori ritmo dopo essere stato sfidato da Jamel McLean, errore da parte del numero 8 bianconero, Cruno Simon. Impressionante, Milano adesso gioca un po' più a briglie sciolte con un po' più di fiducia e per Trento si fa veramente dura adesso, meno 16. Trento ha bisogno del suo pubblico in questo momento, David Lighty si butta dentro, scarica per Flaccadori, extra pass per Kraft, questi sono buoni tiri però sbagliati, rimbalzo lungo per Filippo Baldirossi che vuole attaccare direttamente da rimbalzo d'attacco Simon, buona scelta vista le difficoltà che Trento sta incontrando in attacco. 4 su 6 da 3 e si capisce che è dura tenere il passo di una squadra con Milano nonostante il grande lavoro a rimbalzo. Dolomiti Energia sotto ora di 17 lunghezze. Toto Forlai di nuovo sul parquet, uno dei pochi a riuscire a trovare le giuste chiavi interpretative in questo secondo quarto, ora deve attaccare la pressione di Ricky Hickman, porta con sicurezza il pallone nella metà campo offensiva, doppie uscite per Lighty e Flaccadori, sfruttate da Flaccadori sul lato sinistro del campo, cambio difensivo con Pascolo posto a Flaccadori, poi bel pallone sotto canestro per Baldirossi che ha segnato filo, lavorando però bene sotto i tabelloni, è di fatto il secondo rimbalzista di Lighty. 7 punti personali per Baldirossi che è anche il secondo marcatore del match dopo Milan Matchman che è già salito a quota 12 in quello, tutti per lo più segnati in uno straordinario inizio di secondo periodo in cui Milano è stata brava a cercare il suo centro sotto canestro, buon close out di Baldirossi su Fontecchio, Milano torna da Cinciarini, poi Fontecchio è rimasto libero nell'angolo, è un tiro aperto da tre punti che viene sbagliato, bel rimbalzo d'autorità di Beto, Trento in zona d'attacco che si è avvicinata a meno 16, Flaccadori! La difesa, Trento ha bisogno di cavalcare l'emotività di questo primo mini break positivo di tutto questo complicatissimo secondo periodo. McLean in post alto, accenno di raddoppio da parte di Forlai che vuole generare un po' di confusione nell'attacco milanese, ci riesce, palla persa da parte dell'EA 7, Flaccadori che vuole spingere l'attacco trentino, è rientrata bene però la formazione meneghina, Flaccadori allora a difesa schierata, vuole andare da Baldirossi accoppiato con Cinciarini, passa, voglia e la speranza di poter girare la partita nel terzo periodo.
Ricky Hickman lavora dal palleggio contro Toto Forlai che mette forte pressione. Trento vuole uscire con un bel possesso difensivo dal timeout chiamato da Repescia. McLean isolato uno contro Baldi Rossi, usa l'uncino, poi muove i piedi, Baldi Rossi lo stoppa. Recupera ancora una volta il pallone Beto Gomes che spinge la transizione trentina. Ancora una volta Milano è rientrata bene nella propria metà campo. Attacca difesa schierata la Dolomiti Energia. Flaccadori vuole servire ancora a Baldi Rossi, spalle a canestro, è accoppiato con Calnietis che pur essendo un playmaker è vicino ai due metri di altezza, deve quindi ribaltare il lato Trento. Flaccadori! Torna a meno 10. E da ora bisogno di un altro stop difensivo in questo attacco che non dovrebbe essere l'ultimo del periodo. Simon ha spazio per prendere il tiro da... È la prima parola che è venuta in mente a chiamare killer, perché veramente sa leggere i momenti della partita come pochi altri, Bruno Simon. 10 secondi al termine del secondo periodo, orologio dei 24 spento per Trento che potrà quindi tenere palla fino al termine. Flaccadori si butta dentro contro Simon, riesce a trovare un tiro scheggiando però appena il tabellone. Poi sulla buona copertura difensiva di Forlai. Consecutive, è veramente dura tenere il ritmo di una squadra come Milano che invece in attacco non ha problemi di sorta nel mettere punti da parte. Con 12 punti personali, rimessa in zona d'attacco per Trento con Flaccadori che minaccia il tiro, poi vuole arrivare fino in fondo. Visto al Kim Ki Moscow a provare a riportare Trento a meno 12, inizio di terzo quarto con la Dolomiti Energia vicino da mettere a tabellone. Ora ha bisogno della sua difesa per trovare fiducia. Zona 2-3, la chiamata di Maurizio Buscaglia, buono l'attacco da parte di... Veramente impressionante la qualità offensiva di tutti i giocatori di Milano. Se giocano di squadra e si passano la palla creano veramente sempre ottime situazioni, sempre tiri aperti, e anche quando i tiri non sono aperti spesso vanno dentro, perché il talento è veramente molto ben distribuito in questa squadra. Pascolo attacca la difesa meneghina, la difesa bianca di Andrea Cinciarini, ancora la difesa zona della Dolomiti Energia che mi sembra un pochino mecciappata, difficile leggere esattamente quale sia lo schieramento voluto da Maurizio Buscaglia, forse una 3-2 che Milano attacca con pulizia mettendo in ritmo il tiro da tre punti di Dragic, errore da parte del giocatore sloveno. Trento in zona d'attacco con Kraft che va a cercare spalle a canestro Baldi Rossi, si torna sul perimetro da Toto Forlai, mismatch con Davide Pascolo, Forlai va a cercare Aaron Kraft che col palleggio ancora... Difesa individuale questa volta per Maurizio Buscaglia che ha cambiato immediatamente l'approccio difensivo dei suoi. Pascolo non trova una soluzione e torna da Bruno Simon. Buscaglia incita Filippo Baldirossi a provare a tenere il mismatch su Simon. Si va da Davide Pascolo che si butta dentro contro Aaron Kraft. Nemmeno uno dei maestri del post basso del campionato italiano. Doppie uscite per l'attacco trentino, sviluppate interamente su un lato con Kraft che riceve contro Cinciarini. Kraft, mentre cade a terra, riesce a mantenere comunque il controllo del suo palleggio, ribaltando poi il lato per Forlai. Trento sta provando a muovere il pallone velocemente, poi è bravo da stia dell'attacco milanese. Ed è quello dei giocatori che potrebbero fare i playmaker, ma che riescono a trovare... Una zone press, la formazione bianconera, che in realtà è solo un modo per togliere 2 o 3 secondi all'ingresso nell'attacco alla zona trentina della formazione milanese. Simon minaccia il tiro, poi ne genera uno a più alta percentuale per Cinciarini, che lo sbaglia, rimbalzo d'attacco di Marco. A difendere il suo tiro, e la piccola esitazione gli è costata l'infrazione di passo. Diego Flaccadori a servire Aaron Kraft che attacca dal palleggio Simon, scarica per Filippo Baldirossi, bel ribaltamento per Flaccadori che ha un tiro aperto dall'arco e lo sbaglia ancora una volta. Dustin Hogg è ovunque a rimbalzo d'attacco, poi Forlai! Trento che ora devono difendere con i giocatori bianconeri su questo possesso offensivo dei campioni d'Italia. Bruno Simon gioca a due con Milan Matchman, si muove bene la difesa trentina, finalmente si fanno sentire i tifosi. Questo palatrento esaurito, Matchman dal mezzo angolo, sbaglia la soluzione, rimbalzo lungo catturato da Forlai che spinge la transizione a Aquilotta, Baldirossi prende il tiro da tre. Era un Kraft accoppiato con Bruno Simon, in realtà non credo che sia una difesa individuale ma sia solo l'inizio della difesa a zona poi ordinata da Maurizio Buscaglia, così è infatti pressione da parte di Trento e Sabetta che recuperare per la squadra bianconera. Toto Forlai a chiamare il gioco d'attacco, è accoppiato con Mantas Calnietis, ricezione sul perimetro di Kraft che attacca subito Hickman generando un tiro aperto per Forlai, va corto ancora una volta il tiro da tre punti del capitano, lotta furibonda, rimbalzo con McLean che esce catturando il pallone, poi gran recupero difensivo di Baldirossi. Aaron Kraft non riesce a salire di Baldirossi che ha impedito a Pascolo di trovare il canestro, poi Kraft con recupero attacca Simon e trova il nera. Mantas Calnietis lavora dal palleggio, Toto Forlai e la difesa a zona della formazione trentina a metterlo in difficoltà. Simon si butta dentro, tira sopra le mani da parte del numero 43. È
sì, puro talento questo canestro di Simon, che ferma questa piccola emorragia milanese, perché Trento adesso sta interpretando di nuovo bene la partita. Flaccadori si butta dentro, lo contiene bene Simon, scarico nelle mani di Aaron Kraft che vorrebbe attaccare Hickman, poi ci ripensa e va da Flaccadori, va in post-alto a ricevere Baldirossi con buona personalità, poi il tiro in allontanamento sbagliato, rimbalzo catturato da Mantas Kalnietis, grande difesa da parte di Forrai, Kalnietis chiude il palleggio ma i trentini non riescono ad aggredire immediatamente i potenziali ricettori dell'EA 7, Pascolo scambia il pallone con il playmaker lituano, Kalnietis si butta dentro, scarica per Hickman che prende un tiro dall'arco sbagliandolo, ma rimbalzo d'attacco, il più presente di tutti è Jamal McLean che però sbaglia questa soluzione che consente a Baldirossi di tirare giù l'ottavo rimbalzo della sua gara. Trento in zona d'attacco, Flaccadori con le finte di partenza, poi si butta dentro e sbaglia la soluzione, rimbalzo ancora una volta di Jamal McLean che sotto il tabellone milanese sta pulendo tutto e permette poi a Crono Simon di finito a terra nel rientro e si è fatto battere da Simon che è arrivato al primo sottocanestro tutto solo. Si allacciano in situazione di taglio Hog e 9 punti personali accompagnati da 7 rimbalzi sbagliati solo da Dustin Hog, che direi sta mettendo organico di qualità tra le due squadre, è sin troppo evidente. Assegno il secondo tiro libero di Hog che viene sostituito da Beto Gomes, Trento a meno 9, penetra e scarica di Simon, belletto da Forrai che per poco non strappa il pallone dalle mani di Ricky Hickman, scarico per Sanders, buona la chiusura sulla corsia di riesce a sbloccarsi in attacco, poi anche in difesa completamente un altro giocatore. Forrai serve Laifi in uscita dai blocchi, pallone che torna nelle mani del capitano argentino che scarica per Baldirossi, qui pigro a gestire il ribaltamento di lato, Crono Simon dietro la testa. Trentino, sono solo 9 le perse della Dolomiti Energia in una gara in cui sono invece 14 i turnovers dell'EA 7 Milano. Direi che la capacità di generare perse nell'attacco milanese è una delle chiavi del tentativo di rimonta abbozzato dalla Dolomiti Energia in questo inizio di terzo periodo. Forrai stoppato al tiro da fuori, pallone catturato da Kalnietis che forse aveva un piede fuori dal campo, non lo vede sapere. L'arco di 30 secondi ad inizio del secondo quarto, Forrai a lavorare contro la difesa schierata, serve in uscita dai blocchi Aaron Kraft, David Lighty non riesce a costruirsi un vantaggio sulla ricezione ma prende comunque all'arco dei 6.75 e canestro che riporta Trento a meno 10. Fiducia è quello che serve all'attacco trentino nel proprio tiro perimetrale. Simon lavora contro la difesa zonata della Dolomiti Energia, si torna di nuovo dal numero 43 croato che va in post alto da Jamal McLean che prova a tirare sopra le mani di Jondre Jefferson, errore da parte di McLean ma giocata fondamentale da parte di Rakim Sanders, almeno quanto è fondamentale il tuffo di Forrai che poi però butta il pallone nelle mani di McLean. Sanders segna nella Lega Italiana che non a caso le squadre di Sanders vincono da 2 anni a questa parte. Milano torna a più 13, Trento prova ad andare da David Lighty a cui Sanders prova a strappare. Sanders è il giocatore più forte, mi viene da dire, quasi in tutta Europa per la sua capacità di prendere tiri da 3 punti completamente fuori ritmo, dal nulla, semplicemente alzandosi e sfruttando la straordinaria forza della sua parte superiore del corpo. Vitano che torna a realizzare dall'arco dei 6.75 e attenzione ad una Trento che sta ritrovando la fiducia nelle sue soluzioni dai 6.75. La difesa matchappata c'è ma viene punita di Yasmin Repesa, troppe, davvero troppe, di nuovo a più 13 la formazione campione d'Italia. Trento in zona d'attacco con Kraft e Moraschini a scambiarsi il pallone, Moraschini ha un mismatch nei confronti di Jamal McLean, lo attacca McLean però è bravo a muovere i piedi, quel tanto che basta per non concedere angolo d'appoggio al tabellone a Moraschini, errore da parte dell'ex Mantova. Milano torna in zona d'attacco, penetra e scarica di Kalnietis per Hickman, extra pass per Crono Simon che si butta dentro di il numero 43 delle scarpette rosse che è arrivato a diventare il miglior marcatore della gara con 14 punti personali. In casa Trento Dustin Hogg è l'unico giocatore in doppia cifra con 10 punti. Baldirossi si è fermato a quota 8 personali in questo inizio di terzo periodo. Meno 14 Dolomiti Energia, Beto Gomes minaccia il tiro scaricando poi il pallone a Riccardo Moraschini, pick and roll tra Aaron Kraft e Jondre Jefferson che ha voglia di mettersi in partita, scarico per Moraschini, extra pass per David Lighty. Milano con i close out sta lavorando bene, Jefferson però riesce a trovare una buona soluzione nel pitturato sbagliando forse la cosa più facile nella soluzione da sotto, rimbalzo catturato da McLean e Dragic in coabitazione,
Ricky Hickman a gestire con pazienza il possesso offensivo. Milano vuol far spegnere la fiammata della Dolomiti Energia e poi provare a trovare il tiro da tre punti di Rakim Sanders. Errore finalmente da parte del nativo di Tuscaloosa e Trento in zona d'attacco con Kraft per Lighty, gran palla per Jefferson che non era pronto a ricevere. Maria resta lì aggrappata alla partita, meno 12 per la formazione trentina, 10 secondi il differenziale tra i due orologi, ha bisogno di uno stop nella propria metà campo la Dolomiti Energia. Calnietis vuole attaccare Moraschini dal pick and roll, il pallone verso Ricky Hickman, sfrutta il blocco di Jamel McLean, non riesce a ricevere, nega forte tutte le ricezioni Trento, Draghi ci riesce comunque a controllare il pallone, a girare al largo e aprire il fuoco da tre punti, e in realtà che rischia di essere davvero incisiva sulle sorti del confronto, questa della bomba di Zoran Dragic. Moraschini si dà terzo periodo, rimessa che finisce nelle mani di Dragic che riesce comunque a tirare da metà campo, segna anche questo. 49-67 il punteggio dopo tre quarti di gioco a favore dell'EA 7 Milano, che ha trovato con una bomba fortunata di Zoran Dragic e poi con un canestro da metà campo all'ultimo secondo sempre del giocatore sloveno, un mini break che rischia davvero d'aver spezzato in due l'incontro, di nuovo al massimo vantaggio più 18, quindi le scarpette rosse Dano, che dopo aver spento la fiammata della Dolomiti Energia, attaccato con pulizia nel primo possesso del quarto quarto, errore al tiro da tre punti da parte dell'EA 7, rimbalzo lungo catturato da David Lighty, Dustin Hogg ribalta il lato per Riccardo Moraschini, un pochino scolastica questa esecuzione offensiva della formazione trentina, Lighty non ha un vantaggio su Dragic, lo genera il blocco di Dustin Hogg, che trova un piccolo momento favorevole dal proprio attacco, ma ha bisogno ovviamente di continuare a lavorare forte in difesa, lo fa David Lighty con l'aiuto, si tuffa sul gambe degli avversari milanesi. Trento in zona d'attacco, Hogg ribalta il lato per Moraschini, Aaron Kraft non riesce a ricevere vicino all'arco dei tre punti, deve quindi muovere palla sul perimetro, tiro difficile per Beto, sbagliato, rimbalzo lungo catturato da Mantas Kalnietis che corre a tutta birra attaccando il ferro e nonostante tre tentativi di atletismo che è nelle corde dello giocatore lituano, consegnato di Gomes per David Lighty. Aaron Kraft vuole il pick and roll alto di Dustin Hogg, non riesce a sfruttarlo se non per generare un mismatch con Jamel McLean, si va da Beto con 5 secondi per trovare una soluzione, poi Kraft si butta dentro, scarico sporcato, l'aiuto di un po' di fortuna perché la bomba segnata di tabellone di certo non era cercata, un secondo per tirare per Trento, Hogg riesce comunque a trovare un tiro dando un'occasione di rimbalzo a Light che si ostacola forse con Beto per eccesso di voglia. Trento non riesce a capitalizzare questa situazione, Milano in zona d'attacco, Calnietis va dietro la schiena da Matchman che vuole ribaltare il lato, Moraschini con l'anticipo forte su Hickman riesce a sporcargli la ricezione, bisogna tenere alta la pressione su Hickman che altrimenti potrebbe costruirci un tiro, lo fa galleggiando nell'aria ma non trovando nemmeno il ferro, rimbalzo importante di Beto, Trento deve correre in transizione per provare a ricucire lo strappo, lo fa col palleggio arresto e tiro di Lighty, Hogg ha corso e ha girato attorno a 7.42 da giocare, sempre a meno 18 la Dolomiti Energia, David Lighty riceve, Moraschini potrebbe ribaltare il lato, decide invece di giocare il pick and roll con Dustin Hogg, altro cambio difensivo che Trento non riesce a sfruttare lavorando contro il mismatch, si va invece da Aaron Kraft che sbaglia il palleggio del resto e tiro, Milano può tornare in zona d'attacco con pazienza, campioni d'Italia che onestamente sembrano in facile controllo della situazione. Sì, è la situazione ideale questa per Milano che è riuscita anche grazie a quei sei punti di Draghi a chiudere forte il terzo quarto e prendere un margine praticamente impossibile per Trento da recuperare. Errore da parte di Milan Matchman in post basso, rimbalzo catturato da Beto Gomes, Trento non vuole arrendersi prima di aver lottato fino al termine, Moraschini vuole ribaltare il lato. Flaccadori a mettere pressione a Cinciarini, buono il lavoro da parte del ventenne di Cenate Sopra che ostacola il playmaker della nazionale azzurra, Simon poi col passaggio in salto per Milan Matchman, altro passaggio con un po' di sufficienza, Beto Gomes si tuffa e cattura questo importante pallone, poi alza con un po' di pigrizia per David Lighty. Ti può mettere in difficoltà, ti deve mettere in difficoltà anche considerando la sua caratura, però tante occasioni lasciate per strada da Trento che è arrivata a meno 18 però poi si è riavvicinata a meno 6 e poi vantaggio per Jamel McLean, Milano arriva addirittura a più 20 quando mancano 6 minuti e 14 da giocare, Trento muove palla sul perimetro senza riuscire a costruire granché anche perché i giocatori di Milano sono sempre dentro a sfidare al tiro,
dietro Trento con un altro siluro dall'arco, meno 17 per Trento. Prova ad alzare la pressione Toto Forrai, sostenuto da Diego Flaccadori. Cinciarini chiama il gioco 4, sfrutta il pick and pop di Rakim Sanders per servire il suo numero 21. Sanders si butta dentro, bravo aver trovato le chiavi di lettura per mettere in difficoltà gli avversari. Poi però sembrano davvero aver messo in ghiaccio il match a favore della Dolomiti Energia. Forrai porta palla nella metà campo offensiva, David Lighty lavora dal palleggio, scarica per Rakim Sanders che ha visto e capito tutto con largo anticipo e di prepotenza poi, e realizzando il undicesimo punto personale. Trento in una gara in cui però Milano sembra comunque in controllo della situazione. Cinciarini vuole lavorare anche con il cronometro dei 24 secondi, chiama il gioco 4 che prevede il solito pick and pop con Rakim Sanders che questa volta rolla pigramente sotto canestro, si va sull'altro lato del campo da Cruno Simon che sbaglia il tiro dai 6,75, ma Milano se non altro ha mangiato un po' di secondi sull'orologio della partita. Beto Gomes va da Filippo Valdirossi che dà un passaggio ad effetto dentro l'area ad Austin Hogg, 3,44 da giocare, blocco verticale che non riesce a liberare Diego Flaccadori, si deve arrivare dal numero 12 bianconero dopo due passaggi tra Forrai e Valdirossi. Lighty forza il tiro col passo d'arretramento, sbaglia una soluzione difficile, rimbalzo lungo catturato da Cruno Simo che va in campo aperto da Dragic, passaggio diciamo nella zona della palla contro che sbaglia la seconda soluzione dalla lunetta, un pochino fallosa negli ultimi minuti, una Milano che forse sta iniziando già a pensare al prossimo proibitivo impegno di Eurolega che la vedrà giovedì sera impegnata al Forum di Assago contro il CSKA Mosca, campione d'Europa. Valdirossi, gran palla per Dustin Speranza, meno 16 per Trento. Flaccadori mette pressione ad Andrea Cinciarini. Segnali difensivi importanti quelli che Flaccadori sta mostrando. Cruno Simon rompe il raddoppio di Dustin Hogg, effettuato in maniera perfetta da Simon, di fatto ha portato già 5 giocatori in doppia cifra con Jamel McLean da questo traguardo personale. Meno 18 per Trento. Toto Forrai chiude il palleggio, va a cercare in modo complicato Inerzia che nel terzo periodo è sembrata essersene andata con quei canestri di Dragic. Simon dal palleggio accenna uno show aggressivo David Lighty, si va da Davide Pascolo che è tornato sul parquet. Applausi del Palatrento segnando i suoi primi due punti personali. Valdirossi apre il fuoco da tre, meno 17 per la Dolomiti Energia, prova ad accennare un po' di zone press la squadra allenata da Buscaglia. Simon attacca dal palleggio David Lighty, scarica per Dragic che ha un tiro aperto con metri di spazio, questo lo sbaglia dopo aver segnato tiri ben più improbabili nel finale del terzo periodo. Forrai, rimessa del capitano argentino direttamente nelle mani di Filippo Valdirossi che ribalta il lato andando da Diego Flaccadori. Valdirossi prova a lavorare in situazione di post-up contro Dragic, arriva il raddoppio dal lato cieco di McLean, Flaccadori recupera il pallone ma se lo fa strappare da Dragic che gli si è tuffato tra i piedi allacciandosi al ventenne di Cenate sopra, e appena un tiro aperto in transizione Cruno Simon trova un canestro da killer a cui Flaccadori prova a rispondere con la schiacciata in campo aperto, fallo speso da Jamel McLean che arriva da una sconfitta pesante, ha bisogno di riscatto dopo due sconfitte è vero contro avversari diversi. Ha raggiunto un sacco di traguardi importanti, ora deve anche fare i conti con un'annata complessa. Filippo Valdirossi intanto si butta dentro, una squadra che ha un roster davvero d'altra categoria. David Lighty riceve sul perimetro, torna da Filippo Valdirossi che prende il tiro da tre, cara non si è decisa lì, ma quel tiro da tre punti che avrebbe realizzato Filippo Valdirossi in quella situazione avrebbe portato i bianconeri a meno 3-1, 2-12 da giocare. Andando ad analizzare un pochino la gara dal punto di vista statistico, anche per provare a leggerla, mentre Dustin Hogg pasticcia un po' sulla ricezione dopo un passaggio approssimativo di Lighty, andando poi a trovare i due punti del meno 19, direi facile individuare in Dustin Hogg il migliore in campo per la Dolomiti Energia, allenato da Yasmin Repesa, e comunque una percentuale insufficiente, 5 su 23. E se provi a contare quanta differenza fanno quelle 6 bombe, quelli sono 18 punti di disavanzo, e sul tabellone in questo momento di punti di discarto ce ne sono 21, quindi davvero il tiro contromisure anche
sotto quel punto di vista siamo sulla situazione di 34 a 30 dovuto giocare la sua partita, avendo probabilmente una sbandata per il doppio impegno della Coppa a metà settimana, che comunque ti fa scattare qualcos'altro, ti costringe a ripartire continuamente, a resettare soltanto nel fine settimana, e sai che le partite sono così importanti che magari non stai attraversando un buonissimo momento. Le ottime prove di Og e Baldiro è riuscito a portarli alla causa bianconera. Arriva che sicuramente la squadra trentina si porta via da questa sfida impossibile con la capolista è la capacità di interpretare bene l'incontro, sia all'inizio del match in cui Trento è partita bene, sia ad inizio terzo periodo. Quindi la squadra, diciamo, è entrata in campo con le idee chiare, sapendo esattamente cosa doveva fare. Poi però dall'altra parte del campo trovi gli avversari, e quando gli avversari ci sta che tu possa anche subire la qualità della formazione avversaria. Arrivo di stoppata di Davide Pascolo. Trento comunque a meno 17 in una gara che si avvia verso il termine. Bruno Cerella apre il fuoco da tre punti sbagliando la soluzione dai 6-75. Rimbalzo di Dustin Hogg, campo aperto per Flaccadori che va da Baldirossi, extra pass per David Lighty che sbaglia il tiro da sotto, poi Baldirossi a rimbalzo d'attacco trova il 17° punto personale. Meno 15, Dolomiti Energia, accenno di zone press, mentalmente Trento dimostra di esserci fino al termine. L'avversario questa sera è stato più forte di lei, ma era nell'ordine delle cose. Resettare e testa subito alla sfida di sabato sera, ore 20:30 al Pala Serra di Migni, dove la Dolomiti Energia affronterà in diretta TV, qui sugli schermi di Trentino TV, il banco di Sardegna Sassari. Ci avviciniamo intanto alla finale di questo match con una di quelle 5 precedenti stagioni, 92-73 il punteggio a favore del Lea 7. Dustin Hogg lavora a spalle a canestro contro, andiamo a ricordare i migliori marcatori della gara, prima di Milano, seguito da Calnietis e Rakim Sanders con 11 a testa, poi 12 punti di Milan Matchman, tutti segnati nei primi due quarti, e i 10 di Zoran Dragic per i campioni d'Italia. In casa Dolomiti Energia, 17 a testa per Baldirossi, e Hogg finisce 92.